Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche della cibernetica e di The Abusive Game. Ma con Rackham Shamrock? E penso di sì. Posso mettere la mia incipit? E Fiabeschi di The Abusive Game. No, quello sopra dico. Vabbè. Qui l'artefice è Jack in compagnia. Specialista, Michele. L'eremita, Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo ottavo match del Tavolo. Showcase 40 anni di WrestleMania. Credo che siano la stessa persona. Senza casacca e uno con la casacca. Legga pure cosa andiamo a vedere adesso. Sottomesso al dominio. Bret, the Hitman Hart, contro Stone Cold Steve Austin. 23 marzo 97. WrestleMania 13. Bret Hart e Steve Austin vogliono risolvere una disputa durata mesi con un submission match in cui il vincitore obbligherà l'avversario ad arrendersi. Uno dei migliori match di sempre si svolge senza regole a frenare i lottatori. One of WrestleMania's greatest collisions comes to its scintillating conclusion with Razor Ramon just managing to outlast Shawn Michaels, claiming possession of the Intercontinental Championship at WrestleMania 10. The latter match would open the door for future classics like the TLC and Money in the Bank matches as well, forever sealing its place in WrestleMania lore. Our next match is another legendary moment that will live forever as we head to WrestleMania 13. Rosemont, Illinois would play host to the most important night on the sports entertainment calendar. This night, a match that is the literal definition of an all-time classic unfolded. Bret Hart had been the face of WWE's new generation for years, proudly defending the WWE Championship against all comers and defending WWE's honor against its most heinous villains. After losing the WWE Championship to Shawn Michaels in WrestleMania 12's Iron Man match, the Hitman took some time off to consider his future options. When he returned, roughly 6 months later, there were drastic changes to the landscape of WWE's universe. Top among those was the rise of Stone Cold Steve Austin. The man who started the year off as Ted DiBiase's ringmaster would find freedom in his true identity, dropping his manager and finding superstardom in the wake of his 1996 King of the Ring tournament victory. Austin 316 says I just whipped your ass. WWE was trying to find its attitude, but the seeds of change were being planted in the fans who had rallied around Austin. His no-nonsense attitude had made him the ultimate anti-hero. This acceptance of someone who flaunted his breaking of the rules didn't sit right with the Hitman. When Bret made his return, he immediately challenged Austin, who was more than ready to answer the call. The two battled at 1996's Survivor Series, where Hart won in a masterful performance of a feverish back-and-forth battle. The loss only made Austin angrier, creating a single focus for him, to ruin Bret Hart's career. He'd eliminate Hart from the 1997 Royal Rumble match after officials missed Hart versus Austin. The night after Hart captured the WWE Championship at Final Four, Austin would interfere in Hart's first defense on Raw, ending the reign before it could even get started. WWE officials would pit the rivals against each other in a no-disqualification submission match. The loser would be forced to admit they were defeated by the better competitor. Veramente. Ma secondo me noi l'abbiamo già fatto. In WWE 13. Eccolo! Che bestia. Che bestia. Austin was no slouch in that department. And he also had one other thing going for him. His promise to the world that he would never in a million years give up. Once the match started, these two unleashed months of hatred on one another. We were lucky enough to talk to the rattlesnake himself, Stone Cold Steve Austin, to get his thoughts on this classic encounter. A lot of people think that the WrestleMania 13 match between myself and Bret the Hitman Hart is one of the best of all time. Certainly one of the best in all of WrestleMania. To me, it's a very special match because everything happened so magically. And specifically, WrestleMania 13 cemented the legacy of who and what Stone Cold Steve Austin was. From start to finish, we started it off, we brawled out, we came back into the ring, we brought various factors from around the ring into the ring to use against each other. Some of the stuff backfired on me. It was full of chills, thrills, and spills. I gotta call a spade a spade. I mean, it is my favorite all-time match, and I've been to some classics.
Always an honor to get to pick the brain of one of WWE's top level legends. Thank you again to Stone Cold for talking with us about WrestleMania 13. Now it's on you to try and find a way to take out WWE's toughest SOB. Remember, there are no disqualifications, so use whatever you can, and maybe you'll find a way to get him to surrender. I just wouldn't recommend messing with the referee. Shamrock's ankle lock is nasty. Non ho capito perché è stato messo lo Shamrock, però. Bene. Intanto rispondo all'amico Codre e a quanto pare dovrebbe andare su YouTube, visto che abbiamo fatto anche sì, saluti di intro e tutto. Va su YouTube. Arriva dopo il dopo Natale. Il Take Two. Che è quasi finito. Si prevede un match tosto. Sì. E comunque hanno annunciato la dipartita di Sika. Sì. Come dipartita di Sika? La morte di Sika. Qual era Sika, il papà? Lo zio di Roman. No, lo zio di The Rock. I due fratelli. Ah, figa, il papà di Roman allora? Boh, penso sì. No, boh. O è il papà o è lo zio di Roman. Uno dei due gemelli samoani. Se foste costretti a buttare giù dalla scogliera dell'episodio finale, due di questi tra il papà di Roman. Sì, il papà di Roman. Se foste costretti a buttare giù dalla scogliera dell'episodio finale, due di questi fra Benjamin Linus, Desmond, John Locke e Sawyer, chi buttereste giù? Sawyer. Ma due, diciamo. Due? Sawyer anch'io, Ben Linus, Desmond e John Locke. Con la morte nel cuore devo dire John Locke. No, no, figa. Ti dico piuttosto, ti dico... Benjamin. Ma quale Sika? Cristiano Vittorio o Manuel o Brando? Cioè, ce ne sono solo due. Oh, non ho ancora fatto neanche lo primo obiettivo, eh. Buono! Non ho fatto neanche lo primo obiettivo, Cominciamo a parlare. Cos'è? Sì. Perché ho sbagliato? Padronanza del... Sì, no, giusto, padronanza del linguaggio. Lo primo obiettivo. Ah, mentre sei fuori dal ring. Lo primo, lo secondo. Ma lui perché terzo. Parla ancora in versione medievale, no? Alla Dante fiorentina. Lo primo obiettivo. Ah, Roger Sika. Comunque, è ufficiale, non è morto, eh? Chi? Quello che davi per morto con una pistolettata settimana scorsa. C'è Gable. Ah, Gable, ma è chiaro, avrà lottato. No, però non è morto. Comunque ho visto che hanno fatto vedere quel segmento dove parlano anche della morte di Wyatt. Con, però non ho visto. Con Bo Dallas. Con Bo Dallas pensavo. Con Hollis, no. No, ma cos'è sta storia che Bo Dallas è Bo Dallas e viene intervistato c'è un da... video in cui Uncle Ludi intervista Bo Dallas. E gli dice come si è sentito, come ha preso la morte del fratello. Figo. Bella sta cosa. Buonasera. No, dico comunque il sesto è Bray Wyatt, che è all'interno della lanterna. La lampada, la spregano e viene fuori il genio. No dai, primo romantico, cioè finché parliamo di Vittorio De Sica, ok. Vabbè, però forse famosi sì, non più bravi. Perché Cristian De Sica... è che il cinema italiano rimpiangerà Cristian De Sica. No dai, secondo me alcuni sì, perché comunque è stato un... Bo Dallas o JR di Dallas? A JR di Dallas o i Dallas Mavericks? Sbagliato. Arbitro signore è Ken Shamrock. Mi si fa girare. No, De Sica era anche la brava negli anni 80. De Sica fa solo quella tipologia di film che negli anni 80 andava per la maggiore. È rimasto agli anni 80 e lui era giovane. No, diciamo che se domandano ma Jack chi sta controllando, è veramente difficile farvi credere che sia in una buona posizione. Comunque De Sica, stavo dicendo, che è rimasto fermo agli anni 80 come
molti altri di quella generazione purtroppo è penalizzato dal fatto che ora esista e viga nel panorama vigere, voce del verbo vigere al tempo. Mi ha fatto ridere perché pensavo a figa. No, viga. Porca viga. E niente, viga questa cosa del politicamente corretto, e quindi personaggi come De Sica o altri ne risentono molto ora, mentre 30 anni fa ci sguazzavano perché si poteva dire alla qualunque e nessuno ti diceva niente. Ora purtroppo se o trovi un modo per adeguarti e svincolarla e riesci a cambiare personaggio diventando politicamente corretto, altrimenti se non ce la fai e rimani avvinghiato a quel personaggio diventa dura. Bellissimo. Comunque ti chiedono: serie preferita tra Terra Nova o La Squadra? La Squadra tutta la vita. Mi piace per Terra Nova, hanno fatto solo una stagione. La Squadra. Viga, viga, l'olio d'oliva. Massimo Boldi, peggior attore italiano. No, dai. Secondo me c'è di peggio. Al momento non mi sovviene, ma secondo me c'è di peggio di Boldi, eh. Allora, se voi non dovete guardare queste cose, peggior attore, perché magari fanno dei filmettini un po' così, non vuol dire che non siano bravi attori. Appunto. È che purtroppo fanno quei personaggi lì, cazzo vuol dire. Paolo Villaggio era un maestro della comicità. Paolo Villaggio è stato un grande attore, ma sai se perché? Voi lo relegate a Fantozzi. Secondo me Christian è bravo. Secondo me. Perché Paolo Villaggio è riuscito a fare quello che tanti comici non sono riusciti a fare. È riuscito a fare molti generi, molte parti. Non si è fossilizzato solo sul comico. Perché se Paolo Villaggio si fossilizzava solo su Fantozzi, a quest'ora era peggio che Boldi. Invece Paolo Villaggio ha fatto anche dei film drammatici, dei film impegnati, delle robe serie. Cosa che altri, tipo Boldi, ancora di film seri non ne ho visti fare. Lo stesso di Sica, eh. L'altro è coso, Favino. No, vabbè. È Francesco Favino. Lui o Nicola Savino. No, Pier Francesco, mi piace Olino Banzi. L'attore italiano secondo me è uno dei migliori lui. Favino sì, è bravissimo. Favino è molto bravo perché è molto poliedrico. Sì, chiaramente cambia totalmente personaggio da un film all'altro. Esatto, ma riesce proprio a cambiare proprio anche la... Cioè lui non è uno che quando lo vedi in un film dici cazzo questo è il classico romano, il classico napoletano. No, perché non riesce a capire di che zona sia. Perché lui si deve fare un film dove lui deve fare un personaggio veneto, fa veneto. Si deve fare il siciliano, fa il siciliano e li fa benissimo. Ma infatti, non capisci. Questo dovrebbe fare un attore. Esatto. Cioè, io ho visto, a me ha fatto morire da ridere quando ha fatto i moschettieri, con gli altri, Papaleo e quelli lì. Perché D'Artagnan in versione sveneta, così come era lui, bellissimo, ha fatto morire da ridere. Poi anche tutti gli altri, né? Perché Mastandrea, Papaleo, i moschettieri mi ha fatto molto ridere come film. Abbatantuono, esatto. Abbatantuono con Mediterraneo ci hanno vinto un Oscar. Sì, sì, ma Abbatantuono è uno di quelli che ha saputo cogliere il momento, cioè cogliere i cambiamenti epocali. Ha visto che ormai gli anni 80 sono finiti, non puoi più fare eccezionale veramente o Atla. Sai che comunque sono dei monumenti e no, quindi stanno. Se lui fa ancora quella voce, diventa ancora l'idolo, però è riuscito a capire che adesso sono anni diversi e sa fare anche altre cose. Allora Bartra Monegan, Mastroianni, Tognazzi, Gian Maria Volontè. A mio modestissimo avviso, dimentichi forse il più importante, che è Vittorio Gassman. Gassman è il teatro, è il cinema italiano. Loisi sì, però diciamo che un po'
brilla per essere comunque morto a 40 anni, sì, subito dopo la ripresa del postino. E comunque Troisi è uno di quelli che è fossilizzato in quel personaggio. Sì, il napoletano. Cioè, Troisi è quello, se tranne gli fai fare il postino. È un'altra cosa, anche la parlata di Troisi è quella, non può cambiarla. È un po' come Benigni, anche Benigni secondo me è quello, cioè alla fine non è... Però tra quei grandi nomi che hai detto prima ce ne sarebbero ancora anche altri, perché ci sarebbe ancora Manfredi che abbiamo citato settimana scorsa. Stiamo soltanto dimenticando Totò, vabbè. O Peppino De Filippo. Vabbè, sì. Ce ne sono, vecchi di quegli anni lì ce ne sono parecchi. Però ragazzi, cioè, le generazioni cambiano. E diciamo che oggi c'è Favino. Com'è che si fa a fare i danni alle gambe, raga? Grazie, i danni alle gambe. Proietti Giannini top, ma più top ancora per il doppiaggio. Sì, devi come colpire attore... le gambe. Vabbè, ma come vaffa. Attore non è... Giannini... Sì. C'è Giannini che doppia Al Pacino in L'Avvocato del Diavolo. Proprio non lo guardi in lingua originale, tanta roba. Proietti e un altro. Ma me la scrive tutte le volte sto stronzo. Infatti ha tre finisher Stone Cold. Proietti, che non molti sanno, fu la prima voce di Rocky Balboa. Altro sì. Che Amendola Adriana. Il vero Adriana, primo urlo Adriana, era di Proietti, no? Di Amendola. Sì, se voi guardate il film del 76, il primo Rocky originale, c'è Gigi Proietti. Lo ha doppiato anche in Donnie Brasco, sai che forse sì. Ma io credo mi che per tanto tempo, nel tempo di Donnie Brasco e dell'Avvocato del Diavolo, Giannini doppiasse Al Pacino. Più e più film. Ancora, ho 3 su 3! 3 su 3 me ne ha bloccate. Sto stronzo. Allora, Primo Romantico, secondo me dici che è traversata io però stavolta. È poco adatta perché poi con gli anni ha imparato a sentire Ferruccio Amendola. Esatto. Ma guarda che ci sta anche Proietti. Se fosse rimasto Proietti fin dall'inizio e non avessero cambiato, che adesso per noi Rocky sarebbe Proietti. E poi io... Terence Hill non sto neanche a citarlo. Sono ancora grigia. Indegnamente no, però sostituito in malo modo con Raul Bova. Adesso mamma mia, dovevano uscire gli episodi nuovi, li hanno spostati a settembre. Allora, secondo me certi film o telefilm o roba, ma non si del può genere... mettergli la sedia nelle gambe, cioè aprire la sedia e mettergli dentro. Certi film così, quando nascono e crescono su un personaggio, secondo me quando quel personaggio viene tolto dovrebbero finire il film. Non puoi continuare la saga di Don Matteo e però mettici un altro che non è più Don Matteo. Cambia film allora. Ma si chiama Matteo. Che cavolo. Cioè, ormai c'è più interesse, basta, Don Matteo finisce. Stop. Invece qua si vuole... Non devi salire, zio Porcone. È tutta una questione di ascolti, no? Vogliono far vedere che Don Matteo arriva a 30 stagioni. Ho capito, ma se cambi sempre il personaggio... Sì, ma se poi diventa... dicono... Non c'è più Terence Hill. Se dicono che Anna e Marco dopo qualche puntata lasciano... Non guardo più, Quel giorno che toglieranno anche Cecchini... Non è più Don Matteo. È un altro film. No, possono anche non farlo per quanto mi riguarda. No, fate un altro film, cosa ne so. Cioè, guardate che anche Medico in Famiglia, Lino Banfi, quando non c'è, se togli Lino Banfi, se non c'è più nonno libero, non può più essere Medico in Famiglia. Si finisce. Come figa si fa a prendere... Puttana Eva impestata! Per voi di Brescia cos'è stato Baggio oltre al calciatore? Per me più grande italiano è sempre per distacco. In realtà... Cioè non si può fare azione, come per i giochi noi del 82.
è stato solo il calciatore, perché noi non l'abbiamo vissuto per altro. Sì. Però diciamo che per i bresciani Baggio è... roba da matti, a che schifo, cioè, figa. Dovrebbero fare una statua in piazza Brescia di Baggio, così come hanno fatto a Filadelfia per Rocky. Cioè Baggio dovrebbe avere la statua in piazza Brescia, perché ormai è l'idolo dei bresciani Baggio. E comunque mai frase più azzeccata come quella dei pinguini tattici: ci vuole coraggio nel 94 a essere Baggio. No, dici essere pinguini? No, come pinguini. Ah sì. Scrivi le scemo, ma ci no, vuole coraggio. Cremonini dice da quando Baggio non gioca più. Ma basta che gli fai il cerchio quando sei vicino alle gambe. Ma non vai vicino, fagli il cerchio. Adesso mi farò sottomissione, ho perso. Lo rifacciamo. Vabbè, siamo mire, abituati. Mire, non è misoginia, autorizzalo pure. Perché? Perché Bart scrive: partendo dal presupposto che Don Matteo è spazzatura della peggior specie. Ma non è così, secondo me. Meglio che vada a Don Matteo. Siamo la quarta sharpshooter, guardate. E finisca per sempre. Me l'ha fatta, incredibile. Considerando che è un prodotto Rai, diciamo che pagarlo meglio al vento. Diciamo che negli anni sicuramente il prodotto è peggiorato. Austin, ama le risse. Ama le risse. Buonasera Tony. Buonasera Tony. Però per me ha ragione Pepino. Finché c'è Cecchini c'è speranza. Fanno via Marco e Anna. Natalina c'è ancora. Ecco, finché ci sono loro due. Vabbè. Stiamo giocando a che difficoltà? Difficile. Ah beh. Afferra Austin e fagli una presa con l'analogico sinistro verso il giro. Ma perché in questo caso non poteva, non ho capito, non poteva cedere? But Hart was showing that he wasn't completely out of his element in this no disqualification match. Brett looked to keep things relatively simple, and so far the plan was paying off. Work the leg, break it down, and the submission opportunities would come. Caro amico, guarda che Nino Frassica. Penso che abbia proprio iniziato così, eh. Non so se era proprio l'elenco telefonico, ma quando iniziò con Arbore aveva una comicità proprio terra a terra, ma faceva di un ridere. Ma infatti, cioè, io sono convintissimo che sono tutti i suoi sketch, non sono scritti in sceneggiatura. Sì, 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 sì. Quello, cioè, di Don Matteo. La comicità di Nino Frassica, ragazzi, è a livelli sopra tutti i comici che vedete, sia a Zelig sia in tutti quei posti lì, perché Nino Frassica, signori, è il padre di tutta quella gente lì. Perché le battute, le freddure che tirava fuori lui, tutti i giochi di parole, mai ma volgare, che crede mio, mai volgare, ma giocava solo con le parole, forse. Era una cosa, ah, già. Ebbene, certo, deve sottomettermi. Ebbene sì, Matteo, purtroppo è morto. Sica a noi. A noi. Quanti anni aveva? A noi. Bene. Non si sa quanti anni. Tentativo numero 2. Dai. 7 obiettivi su 17. Dai. Devi fare gli altri 10 adesso. No, devi rifare anche i primi 7. Sì, vabbè, ma quelli adesso sai come farli. Era dal 45, vabbè, 80 anni quasi. Quindi dicevo, per chi sa, per chi il sole brillerà, è inutile ribadire, per chi non sa, già due martedì fa, purtroppo senza riuscirci, abbiamo concluso con questo match. Senza riuscirci. Quindi, se voi arrivate tutti belli in chat, il pigno è carico perché ha visto molti... No, vabbè, video. Ci sarebbe molto da parlare about Money in the Bank questa settimana. Money in the Bank è stato fatto sabato,
quindi è fuori embargo, non è più sotto spoiler. Quindi possiamo parlarne. Parliamo, non parliamo del Raw che c'è stato neanche 24 ore fa. Ah, beh allora. Emily Martin 2007, buona serata a te. Però secondo me tu hai già scritto Emily Martin, perché dice il primo messaggio nella chat. Perché credo che non abbia mai scritto. Come mi dice qualcosa invece. Chissà. Purtroppo sì, ancora quel mona di Austin. Vogliamo quindi parlare, iniziare a parlare dell'annuncio fatto da John Cena? Perché ho cambiato account. Ok, perfetto. Iniziamo con John Cena allora, dai. Inizia tu, Pupino, cosa hai visto about l'annuncio di John Cena? Niente. Ah, sei arrivato carico dicendo... No, ho visto la notizia che John Cena è salito sul ring a annunciare il suo ritiro. Ne parlavamo noi due prima che tu arrivassi. Ma vedi, perché parlate quando non ci sono no, io? No, e ci chiedevamo... Perché non ci sei? Aspettate che arrivo, non è bello, non è educazione. E ci chiedevamo sin da ora, trovando poi due nomi plausibilissimi. Chi manderesti a WrestleMania contro John Cena per il suo match d'addio? Dopo ti dico i nostri. Io ho già due nomi allora. The Rock? O Roman Reigns? Ah, aspetta! Anche CM Punk forse, se finisce sto casino che ha fatto con gli altri due lì. Allora lui ha detto... Chris Masters? Ma va? Ma allora perché io... devi sempre tirare fuori fantasie erotiche? Allora io, per seguire lui, ho detto Mr. Kennedy. Vabbè, allora siete due. Anche che Booker T, allora, il Buca. No, Pepino, io non so se sarà uno dei tre che hai detto tu, ma credo di no, perché sarà qualcuno che John Cena batterà. Poi ci saranno 30 minuti di pianti, di saluti, e poi però, ragazzi, basta. Non può essere uno di quei tre lì che... Vai a fare l'attore. Si mette d'accordo per far uscire e perde. Può essere tutto. Io ho visto che... Secondo me Punk contro Cena, nel match d'addio di Cena, se vince Cena, non lo fanno. Perché? Posso avere un'opinione. Perché se Punk può non vuole. Punk. Siccome io ho visto che dietro le quinte Punk e Cena si sono fermati a chiacchierare... E non so cosa abbiano detto perché non capisco quello che dicono. Però vedevo che parlavano, facevano gesti. Io... Sembravano due amiconi che se non si vedevano da tanto. Guarda, io voglio molto bene. Io voglio molto bene a Philip. Anche se potrebbe ritirarsi domani ormai. Però credo che vada per il titolo a WrestleMania. Quindi non potrà esserci. Ok, allora altri nomi che possono andare? Dai, quelli lì sono impossibilissimi. Ciao Difra! Oh, diteceli voi qualche nome, perché questi due qua tengo. Sparano ma fantasie su fantasie! Robbie Lyon dice WrestleMania 41 non sarà l'ultimo match di Cena. Ecco, esattamente l'opposto di quello che ho appena detto io. Ecco. Match da Dio, poi però basta! Ah, bravo! Randy Orton! Randy Orton plausibile! Visto che sono anche amici. Magari potrebbe essere un doppio incontro di ritiro. Una cosa è certa, sarà un match di merda. Cioè del tipo chi perde di ritiro? Chi perde lascia la Lega? Sì. Sarà un match di merda, sicuro 100%. Se ne andrà avanti fino a dicembre. Ma... Vabbè, però magari non a lottare, a Cody no. Contro Braun Breaker non secondo voglio. Me è molto più probabile a sto punto Randy Orton veramente. Posso dire che è plausibile Braun Breaker o uno per lanciarlo o uno che devi lanciare definitivamente. Allora gli fai batter John Cena così diventa imbattibile come Roman Reigns. Però deve essere uno che poi ci punti per 15 anni. Diventa una fiammata e poi stanno puntando. Allora richiameranno Brock Lesnar per un match. Ma Brock Lesnar lo chiamano solo quando deve ritirarsi l'avversario. Lo fanno mazzolare e se ne va. Vabbè, siamo a luglio, ragazzi. The Rock no, The Rock no. The Rock no, vero. Ok.
credi, no? Ma e quindi, ok, argomento John Cena messo lì, parliamo di altro? Parliamo di altro? Di Money in the Bank? Parliamo dell'incontro della valigetta? No, parliamo di chi ha incassato la valigetta. No, di chi l'ha vinta prima. Ok, sì, scusa, incassato, ho sbagliato a esprimere. Perché dopo c'è stato l'incasso che io non ho capito bene come... Chi è che l'ha vinta? Quante erano le valigette? Una. Allora... Cena contro Styles ci starebbe. Ma... Vero? L'ha vinta... Chi l'ha vinta? Allora, l'incontro... Il Money in the Bank è stato vinto senza interferenze da Drew McIntyre. Perché io, allora, io o ho visto una foto sballata o ero ubriaco io. Ma che cazzo hai? Perché io ho visto una foto che non esistono. Di Usos che aveva vinto la... pagine tarocche che inventano cose. Ma infatti, no, ma dopo io dicevo, ma come cazzo? Perché quanta poi resti? Ho visto il video del match, quello del titolo, che è arrivato McIntyre con la valigetta a incassare. E ho detto, come fa a entrare con la valigetta a incassare lui se la valigetta l'ha vinta l'Usos? E allora non era... voto di Usos. Non era l'Usos. Se è uno è Uso comunque. Vabbè. Al di là di questo, non lo so. L'ha vinta McIntyre. Probabilmente hai visto una pagina farlocca, non lo so. No, se oppure no, l'hai confuso... visto prima di sabato. O se no ho confuso io McIntyre con Uso. È facile confondere. Sì, no, non lo so, mi sembrava Uso a me. Però vabbè. Comunque, secondo me, un errore che ha fatto Drew McIntyre è stato quello di trasformare il match in un triple threat. Ah, sei già arrivato là, non parliamo del Money Bank. Com'è andata? Ha vinto lui, però tutto il resto? No, non l'ho visto. Ah, nessuno sa che è stato un bel match. Non figa, so. Ma stai giù un attimo, Cristo Santissimo. Che calmo che stiamo parlando. Guarda che si rialza subito. Ma porco cane. Niente, vabbè. Però ha vinto McIntyre. Ma stai giù! Allora? Ha vinto McIntyre. Dio santo, guarda che roba! Quindi, nel un applauso alla prestazione di Andrade, forse il migliore del match. Giusto per dirti com'è andato il Money in the Bank. Va bene, quindi arriviamo al main event. Rollins secondo... Esatto. Gli è successo un casino perché poi ho visto che si è infilato ancora anche Punk. Esatto, secondo me l'errore principale di Drew è stato quello di voler trasformare il match subito in un triple threat. Quella è una cagata. Quando? Aspetta. 85% delle volte finisce il match e tu arrivi a incassare. Però vabbè, in storyline ci può anche stare. Io in Telegram, anche perché cioè, ha rotto un po' questa storia che arriva Punk e di nuovo è arrivato Punk. Ma com'è che è successo? Ma Punk era già lì o è arrivato dopo? Non lo so, credo sia arrivato dopo. Io in Telegram avevo azzardato che addirittura la valigetta non l'avrebbe incassato, non l'avrebbe vinta McIntyre per un'interferenza di AJ Lee. Ah. Sarebbe stato molto più bella la mia teoria. Invece, se qualcuno ci spiega meglio come ha interferito Punk, comunque è costato nuovamente il match a McIntyre, che poi credo sia definitivamente impazzito. Ma Rollins? Rollins ha perso. Sì, ma chi è che è stato schienato? Non lo so. Perché ho visto che Rollins poi si è incazzato con Punk. No, li ho visti i match. Ho visto che alla fine del match Rollins è andato a prendersela con McIntyre. Cioè con Punk. E sono andati lì, si è alzato anche Coso, commentatore, lì non mi ricordo più chi è, che là lo teneva indietro e gli ha detto di andare via, di lasciar perdere. E quello là si è incazzato giustamente, perché se fossi nei panni di Rollins mi girerebbero anche a me, perché dico, cazzo, ti sei intromesso a rovinare un match quando io potevo vincere il titolo. Quello ha ragione, il povero Rollins. Disse quello che trasformò il main event di WrestleMania Brock Lesnar contro Roman Reigns in un triple threat, vincendo. Sì, però non è arrivato nessuno a interferire dopo. Ti sto dicendo che Rollins ha ragione a incazzarsi con Punk. Cioè, anche se quello là è diventato un triple threat, loro andavano avanti, Rollins poteva vincere. È arrivato quello là, rompere i coglioni. Boh, comunque a me questa ha ragione Rollins di incazzarsi. Queste continue interferenze di Punk hanno leggermente rotto tre quarti di minchia.
Poi McIntyre che va al tavolo dei commentatori là dove c'è Booker T e così a farsi un casino. Infatti è stato sospeso. Perché ha dato una gomitata anche al Adam Pearce. Adam Pearce. E poi si è messo in mezzo Benius Barrett. Uè, è ancora bello arzillo Barrett. Spiegateci un po' cosa è successo, perché ma no, che roba! Cosa ha fatto Punk? Stai giù! Classica interferenza, Punk è arrivato dal nulla. Ha preso a pugni e sediate McIntyre per poi lasciarlo esanime, usando anche il titolo contro di lui. Poteva vincere già prima Seth Rollins. Ah, quindi Punk è entrato e ha massacrato solo McIntyre. E allora come mai l'ha preso ancora coso il titolo? Perché ha schienato McIntyre allora. E Rollins che... È vero che c'è l'arbitro speciale. Rollins allora era fuori. Io non penso che abbiano schienato Rollins, cazzo. Comunque, ripeto di nuovo, Punk che arriva dal nulla, che coglioni. Sarebbe stato molto più bello far suonare la musica di Punk e arrivava i geni. Ma non mi ascoltano. Ma poi a quanto pare, poi c'è stato il confronto tra Punk e Rollins. A Ro? Sul ring. Io ho visto che hanno parlato al microfono e se le sono dette dietro. Io ma di Ro non possiamo parlare. Solo che non capivo una mazza, però. A quanto pare Punk si è un po' scusato con Rollins, da quello che ho capito io. Però, a sto punto cosa succederà? Storyline tra Punk e Rollins adesso? Ma McIntyre viene accantonato. No. Sì, però McIntyre, cioè, lo stanno usando malissimo. Che sfiga ha addosso. E una volta vince il titolo senza pubblico. Che coglioni! Poi l'altra volta l'ha perso perché è arrivato coso a incassare e Punk ci ha messo in mezzo ai coglioni. Adesso entra lui a incassare, Punk è in mezzo ai coglioni e lui non lo vince. O c'è la sfiga o non vogliono proprio averlo come campione, dai, però poverino meritava qualcosa. E pensa che ha rinnovato il contratto da poco a queste condizioni. Ma pensa a te, ma dai, per far quelle parti qua, ma meritava un titolo e un regno decente, non dico lunghissimo, però una vittoria meritata con pubblico e tenere il titolo almeno per un pochino, cazzo. Ma così, povero sfigato. Ha persino perso in Scozia. Cazzo, dai. Sì, e dopo Rollins si è incazzato con Punk per avergli rovinato il match. Il leader della Straight Edge se la rideva. Questo non è giusto. Intromettersi a rovinare un match così importante non è bello. Punk stavolta l'ha fatta un po' fuori dal vaso. Ah sì, ma serviva un modo diverso. Ma per far mantenere a Priest. Ho capito, ma fatelo mantenere in un altro modo. Entra quello là, fanno il triple oppure threat, non datelo. Perde normalmente. Non datelo. Appunto, c'è bisogno di avere Priest campione, no? Preferivo vedere o McIntyre o Rollins come campione. Priest ha durato quel che è durato come regno. Per me bastava anche un regno breve di Priest. Cazzo di... Priest che poi non esce dallo schieramento. Vogliono, fantastico. Vogliono farlo andare avanti un po' perché vogliono portare avanti sta cavolo di storia della stable lì. Perché adesso, anche lì 5 sesti di minchia l'hanno rotta. E adesso lui vedrai che adesso con la cintura alzerà la cresta, gli altri due hanno la cintura di coppia, diranno ma te cazzo vuoi da comandare, abbiamo le cinture anche noi, si spaccherà tutto, quello là che va a frignare con la mami e dopo che torna la mami e prende la biondina e quella si fa le corna. Stai spoilerando, cioè, troppo Ro, che non possiamo spoilerare. Ma è tornata Money in the Bank? Sì, ma stai spoilerando quello che è successo a Ro. No, io sto spoilerando niente, sto dicendo che quello là c'ha la mezza relazione con la biondina quando dietro c'è ancora la mami che se lo prende gli spacca le corna. Tra l'altro non voglio fare spoiler, ma avete notato che Dominic ormai si è trasformato in Eddie Guerrero 2000? Sì. Ma è uguale.
Allora era vero che era figlio di Eddie. C'è un baffo potentissimo. C'è il cappello e il baffo di Eddie Guerrero 2000. Oh, lo sta facendo quando apposta. Quando c'era China. Babbo. Per ricordare Eddie. Ah, forse o se no è veramente suo figlio a questo punto. Parere personale di Marco Mura. Piuttosto avrei dato la valigetta a LA Knight e avrei aspettato di più per l'incasso, piuttosto che buttarla così. Ma piuttosto che darla a Priest va benissimo. Sì, quello sì, piuttosto che Priest va bene tutto. Però io ecco, piuttosto di Punk che interferisce, avrei lasciato andare avanti i loro tre e speravo in una vittoria di uno degli altri due. Perché Priest... Però non lo so, le idee della WWE quali siano. Triple H adesso ha idee che sono peggio del vecchiaccio. Rimpiango i vecchi tempi del McMahon. Però nel compenso tutti gli altri match. Cosa c'era? Ah, non c'era mica quello dei RKO e Kevin Owens. E... Ma cosa cazzo fai? Schienato Cody Rhodes. Con i blood, la Bloodline. Con la nuova Bloodline? Nuova? Che non sopporto, sì. No, ah. Figa, no, figa. E chi è che era, scusa? Cody Rhodes. Dio! 13 sono le vittorie di Steve Austin, eh. C'era chi? Cody Rhodes, Randy Orton? Owen, sì. Basta. In tre. E di là? Quattro? No. Tre? No, sono in di più loro. In non tre. Hanno lottato tutti. No, in tre hanno lottato. E Poleman che si prende la powerbomb. Vabbè, quella l'ha presa prima. L'ha presa ancora una. Grandissimo, no. Una. Basta. E quella l'ha presa quando non ha riconosciuto... Che non si è fatto... Non si è fatto non una barba apposta. Non ha riconosciuto la notte prima apposta. Vabbè. Grandissimo. Sempre il numero uno. La Bloodline chi erano loro a lottare? Sono sempre quei tre, Tama Tonga. Sono di più di tre. Ma cazzo, hanno lottato in tre. Ho capito. È arrivato Jacob Fatu, ma non ha lottato. Ah, non ha lottato. No. Quindi hanno lottato i due idioti e solo. Ah no, infatti vedi, ho detto una cazzata. Solo Shikoa, Jacob Fatu e Tama Tonga. Ah. Tonga Loa come manager. Ah, ok. Era il 3, era il 3 contro 3, ero sicuro. Quello che gli ha dato il pugno sotto, che ha beccato in testa. Sì, è Tama Tonga, fa... quello lì. Ma è anche coglionata. Fa lo blow lì. Il miglior manager di sempre, Paul Heyman. E mi aspetto grandi cose nel prossimo futuro da Paul Heyman. Paul Heyman, che non che... per niente è il numero uno. E ci sarà un motivo se lo vuoi. Paul Heyman, dopo questi eventi, posso dire che ha nettamente sorpassato di livello il grande Bobby Heenan. Sì, ma ormai non c'è più paragone. Heenan non faceva queste cose. Esatto, cioè Paul Heyman si sacrifica, si prende anche le powerbomb sul tavolo, ragazzi, piange davanti a CM Punk dicendogli, supplicandolo di andare, cioè ormai ha superato, non lo batte più nessuno come manager. Cazzarola, forse non siamo mai arrivati qui. E fuori? Sì. Sono all'inizio. No, cazzo, hai appena perso. Appena perso. Hai ragione. No, lui intendeva dire, non siamo mai arrivati a così tanti tentativi. Poleman è un manager storyteller, sì. Anche perché sa quello che fa, sa quello che dovrebbero fare tutti. Sa il bene lo fa, per il business. E lo fa al meglio. E secondo me prende un bel po' dal triplo a fare quelle cose lì, perché io per pochi soldi non vado a farmi spaccare la schiena sul tavolo, perché io non sono un wrestler. Sono assolutamente d'accordo con Marco Mura che dice prevede un ritorno di Roman Reigns con boato del pubblico. Quindi diventerà assolutamente face. Sì, assolutamente sì. E bisogna trovargli dei compagni che vadano a sfidare la Bloodline. La nuova Bloodline, Survivor due Bloodline, di là gli Usos e lui. Quindi tutta la scontro tra famiglia. Però ne manca ancora uno. Ma ne arriva un altro. Arriverà, arriva... sono pieni di cugini lì. Arriva coso. Ne arriva uno con Roman però. Ah sì, e poi ci sono gli Usos. Roman, gli Usos, ne manca uno contro gli altri quattro maledetti. Poi ci sono le sorelle.
Oppure fanno lottare Heyman. E le sorelle? Le cugine, c'è... Non sono sorelle loro, tra loro? Sì. Nia Jax. Le due... C'è Nia Jax. Che Nia Jax? Le due della Bloodline. Le due samoane. Non so, la parentata. Guarda che anche Nia Jax è parentata. Certo. Ma io ho visto le due samoane di coppia. Sono arrivate due uso al femminile. In teoria si parla di Sami Zayn. The Rock, cazzo. Anche. È vero, capofamiglia. Ci siamo dimenticati. Ma che cazzo. Quello più importante. Sì, non arriva, non viene SummerSlam. Il cugino più importante. E Survivor Series. No, però l'abbiamo dimenticato. Vabbè. Cazzo. No, veramente la nuova Bloodline, devo dire bravissimo solo Sikoa a farsi odiare, ma che palle. E invece di là, negli altri là, non... io non riesco a inquadrarci dentro Carlito con quelli là, io. Cioè, cazzo c'entra lui con... Te lo vedo una nota stonata. È lì a fare la macchietta. Ma sì, però cazzo vai. Vabbè, comunque il rientro di Roman Face non è neanche quotato. Sì, ma Dogan, McDonald, McDogan, quello c'entra anche alla fine con perché Priest è ispanico. Con Finn Balor ci sta. Perché Priest è ispanico e se lo vogliono cacciare mettono Carlito. Ma Prince è ispanico. È dominicano forse o, ma, o panamense, ma no, o qualcosa del genere. Per me non è quella roba lì, non portoricano. Non sembra neanche, però boh, io non ce lo vedo bene, sto là in mezzo a loro, non ha qualcosa da Judgment Day, è più boh, più un solitario comico, più lo metterei con Arthur piuttosto. Ma con quelli lì non ha a che vedere, però va bene. Ma adesso cosa deciderà di fare il piccolo guerriero misterio lì che non si sa? Cioè, ti arraffa la biondina o torna dalla mamma? Secondo voi? Cos'è sta roba? Diciamo che è tra due fuochi. Ma a vedere come si comporta lui non vorrebbe, né? Non vorrebbe la bionda. Ha paura della mami. Ma cosa che devo porco! Continua a respingerla, continua a non fare... Sbagliati tutti lui. No. È lei che fa tutto, lui non vuole. Sì, diciamo che continua a ritrarsi da quando non c'è più il PG, creano quegli intermezzi, anche mezzi comici per i quali succede. Ma perché quella è lì così appoggiata a cosa? Sta cagando. Ma questo gioco non avrà più bug e sarà praticamente uguale alla realtà. Sì, perché in prima fila ci sarà gente appoggiata al nulla a cagare così. Ho notato solo adesso che Marco Mura scrive JD Merdogan. Per quello che facevo fatica a leggere io, non capivo che cazzo di nome è. JD Monaghan. Però anche ma JD... Merdogan è quello del, del turco? Il presidente turco? Non può, se ci sentono qua ci dichiarano guerra. Non si possono dire queste cose. Scusate. In teoria dovrebbe scegliere Liv. Ma al cuore non si comanda. Puttana, prendile le gambe! Io non lo so. Perché cavoli, anche la... Poi dovete considerare che si sta trasformando in Eddie Guerrero. Anche, non stare attenti. Anche la mami tanta roba, eh. Poi come carattere, insomma... La mami è bella tosta. Secondo me farebbe meglio a stare con lei piuttosto che andare con Liv. Liv mi sa tanto di quella sciacquetta che vuole mettersi solo in mezzo per far rompere la storia e poi vedrai che quando lui sceglierà Liv, quella là poi lo manda a fanculo e dice ma va là, lo tiene per un po', gioca e poi va.
Secondo me dovrebbe tenersi la mami. Mi pare evidente che Liv non lo voglia per amore, ma solo per prendersi gioco dalla mami. Caro Greg e Prince, non abbiamo visto e non spoileriamo. A meno che loro vogliono saperlo. No, in realtà no. Vabbè, ma tanto non lo guardiamo. Sì, quindi però, anche se ce lo dicono. Ma non ce lo devono dire, perché chi non l'ha ancora visto, non sono passate 24 ore. Allora. E io che sono curioso di sapere, lo faccio. Vai a casa e ti leggi i report. Considerate che non ti leggi un libro. Sì, sì, è vero. Pochi giorni fa, lo scorso weekend, la mami si è sposata con Buddy Matthews. Buddy Murphy? Sì, Buddy Murphy non è il suo vero nome. Ah. Ma ho visto che comunque anche Braun Strowman ha Buddy Matthews, ha una storia con... Ho visto lì con una che non mi ricordo più adesso chi è. Però li ho visti molto... Era Braun Strowman, sì, era Braun Strowman. Lì va detto a Ria che si prenderà... Ma sarà stata un'altra immagine... No, no, era Raquel, sì, sì. Si prenderà tutto quello che ama, e questo vorrebbe dire titolo Dominic e Judgment Day. Allora, se vuole portare via il Judgment Day, può infilarsi tranquillamente. Tanto Judgment Day adesso si scioglie, perché mi sa che adesso stanno un po' crescendo le creste. Stanno un po' crescendo le creste. Lui ci avrà il casino. Ma che cazzo ti sdrai? Ma che cazzo? A fare il braccio teso! Ma dai, ma sei un fioretino! Sei. Si può parlare decentemente di queste Figa. Cose? No? Vaffanculo, va! Grazie. Stavo dicendo. Bastardo pezzo di merda! Ormai il destino del Judgment Day è segnato. Stone perché... Cold di figa! Perché aspetta, Dominic. Aspetta, posso solo consigliare nell'eventualità abbassare la difficoltà dopo. Mi sa, mi viene anche mal di cuore a premere queste fighe. Dominic ormai è preso con la storia. Ma che cazzo gli è successo, figa? È diventato Hercules? Cazzo, Hercules! È preso con la storia d'amore con le due fighette e quindi sfascerà di lì. Orco quei due Dias. Là adesso sono campioni di coppia, cominceranno ad alzare la cresta. Priest, dopo quello che ha detto anche a Rollins l'altra volta, che gli ha detto: ah, il Judgment Day senza di me io sono valgo di più di qua e di là, cioè rimarrebbero Carlito e basta, quindi fa la stable Carlito. Quindi possono anche sciogliersi, non ha più senso quella stable lì. Comunque a schermo l'incontro tra due ex amici, Hercules e Iolao. È arrivato Umberto, Hercules e Iolao. Una settimana di vacanza di cui un giorno dove sono accidentalmente caduto rischiando veramente di brutto, sono andato a tanto così dal battere pesantemente la testa sul marciapiede, ma per fortuna non mi sono fatto niente e poi mi sono appena ripreso dalla febbre, per il resto che dire, sono qui e per fortuna direi. Settimana tranquilla per Umberto. Sì, no, ma più che altro perché a Umberto ci dice, c'è l'audio. Cioè, si è abbonato perché l'ha scritto. Grazie per l'abbonamento, caro. L'ha scritto nel messaggio di abbonamento. Ah, quindi gli abbonati possono far parlare da 7 anni ormai a questa parte. Non è vero, perché gli altri sono tutti solo, abbonati. Solo che no, di solito quando ti abboni. Poi si è abbonato adesso. Sì. E ha scritto tutta quella roba lì. Sì. Di solito scrivono: ciao, 10 mesi. Invece lui ha scritto la pappardella. Per farci sapere che ha avuto una settimana intensa. Stone Cold di merda. Spero che adesso tutto bene. Sei tranquillo, sei... Tutto a posto, Umberto. Grazie per l'abbonamento. 18 mesi, attualmente in decorso da 9 mesi. A SummerSlam sarà Liv Morgan contro Rhea Ripley con arbitro Dominic Mysterio. Ma no! Anche no! L'arbitro no! Eppure sai che lo faranno davvero? Ah, ma sono verso la fine? Vabbè. Quindi si nell'angolo opposto, com'è che era sta roba poi? Da metà corde. Non all'angolo. Da metà corde a metà corde. Non eravamo arrivati qua prima. Sì? No, prima no. Tra l'altro io ho visto a SummerSlam Pep. Sì, vabbè. Tra l'altro io ho visto rarissime immagini di un vecchio match di André the Giant nella
penso fosse nella New Japan. Può essere. L'agilità del gigante, ragazzi, io non ho mai visto, la prima volta che vedo Andre the Giant lanciarsi dalla terza corda, dal paletto. Quando e aveva, non si è rotto il ring. Quando aveva solo la mutanda blu. Sì. Contro, mi sembra, Inoki o il gigante Baba. Era molto forse, più agile. Forse contro Inoki. E si è lanciato dal terzo, ho detto, ma questo non è Andre the Giant. Si è lanciato dal terzo e non si è rotto il ring, non è successo niente. O facessero adesso qua uno di questi grossi, vedi le scene che esplode il ring, cade qua, si spaccano i pali. Eppure una volta li facevano anche loro, in Giappone sono più sobri. Il ring è una macelleria. Che faceva? Un momento, ma è l'ultimo questo. Chi è che faceva il pedigree? Tu a Red Scorpion. Ah, io a Red... quando? A SummerSlam, Pep è un Red Scorpion che faceva il pedigree. Andrei faceva il pedigree. Guardalo di vincolarsi, probabilmente adesso è quando sviene. Forse no. Ma non l'hai ma fatta. Ma non l'ha fatta! Non l'hai fatta. Devo aspettare ancora devi allora. Guardarlo di vincolarsi. Puttana Eva. Ho fatto la cazzata, occhio fatto. Perché alla finisce lui. Zio porco, ho fatto la cazzata, io non l'ho annullata. Ci toccherà ricominciare da capo tutto, vedrai. Buonasera, primo romantico. Devi farla ai piedi, non in piedi. Da chi? Non devi farla in piedi, prima di tutto. Ah, ok. Ai piedi. Sono vivo, Pep, l'importante è questo, dice Umberto. Dove? Ah, sopra. Bene, dai. L'importante è questo. Sei, no. Sei proprio ottimista, Umberto, eh? Ah, sì. Certo che su questo canale, tra il Mike e Umberto, so io. C'è qualcun altro che vuole aggiungersi? Però devo dire che non è più tornato mai Andrinter, quindi probabilmente ha trovato una nuova fidanzata. Che non gli permette di seguirci. Ha trovato la nuova leva. Dio santo, la scappa. Buonasera, primo romantico. Abbiamo parlato di tante belle cose, eh? Se posso aggiungere, beato lui allora. Certo, colpo da aggiungere, però chissà a cosa si riferisce. A Cosio che ha trovato la nuova amorosa. Ah, buono. Non penso. Ma se però una nuova amorosa. Non penso si riferisca a Umberto che ha avuto la settimana tragica. Però, beato lui. Però scusate, una nuova amorosa che non gli permette di seguirci, secondo me non è beato lui. No, vabbè, anche beato lui. Se... Figa, ma stai giù! Oh, ma che cavolo! Ma è la mia donna! Cioè, porca. Cioè, puttana, io la fanno apposta, fanno, Potremmo aver finito. Figa! Me l'ha reversata, ecco. Ma va in culo. Non riesco a dire. Esatto, vedi, la live si recupera dopo, Non è... No! Oh, che cacchio! Quanto è sopravvalutato il sesso, ragazzi. Arriverà un giorno e qui direte, cazzo, ma no. Quanto l'ho sopravvalutato. Mamma mia. Perché gli dici così? Perché io so. Non rovinare. Io so la verità. Sono giovani, lasciali. Se vogliono farsi una trombata in più. Adesso che possono, lo fanno. Ho detto di arriverà non farlo. Che non io ho detto più. Che lo sopravvalutano. No, no, fate. Fatele tutte. Intanto che le avete, perché dopo le rimpiangerete. Dubito che si tolga la felpa perché non ce l'ha. Ok. Ma no! Io non ce la faccio. Ma non così! Come si fa? Schiaccia! Perché non schiacci? Ma che cazzo schiaccia a fare? Per farlo cedere. Deve divincolarsi. Ma se vinco? Se è sempre lì, non va più avanti quell'obiettivo lì. Ma perché devo farla ai piedi? Invece me l'ha fatta mentre era... Devo farla mentre è sdraiato.
E non è sdraiato adesso. Jack, quando sbagli muoviti che annulli la finisher. Non è che si è anche girato apposta per fartela fare. Ma qualcuno che ha mai finito questo match ci può dire se siamo alla fine? Cosa dobbiamo fare? Tutte le volte dite che avete i déjà vu dei Bludgeon, ma quanti match abbiamo già fatto ormai che ricordano i Bludgeon? Allora, qua. Non oh, dico... vedi che è andato adesso. I piedi? Guardiamo, guardiamo. Potrebbe essere la fine. Stone Cold però anche in questo match lui non avrebbe mai ceduto, Cos'è la serie TV lì? Cobra Kai, la serie derivante da Karate Kid, mai vista purtroppo. E io adesso sto pensando di guardare, se riesco, mi hanno consigliato di iniziare a guardare La Casa di Carta. Qualcosa di... Ci sei anche tu nella Casa di Carta? Ah, sì, ma in quale stagione era la prima? Quella dove c'ero io? No. Quanto cazzo ci hanno perdeva? La seconda stagione, che però a sua volta è divisa in parti. Sei nella penultima parte, Ma quante stagioni sono? 2-5 parti, mi sembra. 2 stagioni? E quanti episodi per stagione? Una decina, forse. Forse riesco, dai. Casa di Carta è bellissima. Forse riesco, mi è stato consigliato. Vediamo se ce la faccio. C'è nessuno altro davanti a Casa di Carta. No, ma... Per carità. Io ti ho consigliato Lost anni fa. Sì, avanti. No, ma... Breaking Bad non mi interessano. Breaking Bad ti piacerebbe? Magari Lost no, ma Breaking Bad sì. Mi hanno detto no, non è il mio genere. Comunque, appena puoi, Mere, mandami pure la bozza dello speciale 20 anni che gli do un'occhiata. Ancora sta questo. Ma Stone Cold non ha ceduto. Ma Mere c'è. Ha svenuto per cos'è non cedere. Cos'è che ha detto lì Umberto? Sta dicendo? Non è che parla ogni volta. Ah, non lo dice Umberto. Sempre. No, perché non ho voglia di leggerlo. Guardate, ragazzi, i miei genitori e gli amici che stavano con noi, che hanno visto la mia caduta, sono sbiancati. Hanno perso tutti almeno 15 anni di vita. Talmente la paura che mi hanno tirato su in 3 secondi e ho cercato di tranquillizzare tutti. Madonna. Prison Break dovresti guardare. Quello sì che merita tanto. Dopo aver letto sta cosa dici Prison Break. Il commento dopo. Ah, ok. Grandissimo Stone Cold. Grandissimo Jeff, che finalmente ce l'ha fatta. Ma cosa c'entra Carlitos Way con... Sì, dai. Sì, ma non è per quello. Io non avrei mai guardato neanche La Casa di Carta. Che bestia che è un cero. E io quelle cose qua, le serie, non mi... Però la devo guardare per dei motivi. Mi hanno detto di guardare delle cose. Guarda, guarda, poi ne parliamo. Però non so se riuscirò a guardarla. Però è un compito che dovrò assolvere, quindi vedo se riesco a farlo. E qui c'è il turn heel definitivo. Di chi? Secondo te di chi? Non so, sono in due. Più uno è morto. E vedi? Ah, c'è il turn heel dell'arbitro. Andrei da lì. Oh! Sarà sempre troppo tardi quando faranno un showcase dedicato a Cash. È troppo sottovalutato. Ma è non lo fa lui, però. Cash. No, però c'è il Drago. Non lo fa. Marco Mura ha guardato quel maledetto film sull'alligatore e l'alluvione visto da Jack. Un'ora e mezza buttata. C'era bisogno di guardarlo per accorgersi. Lui ha giustamente seguito il consiglio, perché noi a Natale facciamo apposta queste recensioni per invogliare gli amici a guardare. No, vedo l'ora che sia Natale.
Qual era poi quello dell'alligatore dell'alluvione? Un film che galleggiava. Non era Clint Eastwood, vero regista? Ecco, ciappa a te. Ecco. Il tornillo anche di lui, vedi? Non l'hanno neanche abbullinato. Bravo. Mike chiude. Cazzo, ora che Scrubs è tornato su Prime, il rewatch obbligatorio. Ma che bella notizia che mi dai. Perché Prime ce l'ho. Mi sto guardando la serie TV di One Piece invece, te pensa. Com'è? Bello. Ma la serie sì, è sempre cartone. No. No, live action. Sì, però dovranno fare... Sto facendo voglia di guardare il cartone. Dovranno fare 80 serie per far tutto. Finally! Però lo meritava perché abbiamo sbloccato Cam Sherrock. Cioè, quindi... Vabbè, lo useremo tanto e poi... Quindi, ragazzi... finalmente questo episodio finisce qui. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se non avete ancora fatto. Io vi ricordo che questo è solo uno dei tanti match, guardate quale sarà il successivo, quindi assolutamente siateci anche nel prossimo episodio. Hai visto The Boys? The Boys, no, non l'ho mai visto. Ma che come è scritto? Per oggi è tutto da Artevice, Jack lo specialista, Michel dall'Eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli. Ciao.